E ora vi mostro come ho risolto per sempre il problema di spazio dei treni della Lego. Sapete che per farli funzionare serve il circuito completo, e invece in questo video sono riuscito a farlo funzionare anche senza chiudere il circuito. Così lo potrete far funzionare anche in una piccola mensola, risolvendo per sempre il problema dello spazio. Siete pronti al test? 3, 2, 1... Il video di oggi sarà a tema Lego, ma sarà molto molto particolare. I Lego, almeno per quanto riguarda me, sono una delle cose più belle al mondo, però hanno un unico problema: lo spazio. Ad esempio, guardate questo, è uno dei primi set della Lego City, è un treno merci, e guardate le dimensioni: di larghezza occupa la bellezza di 75 cm. Infatti, per poterlo mettere nella mia postazione ho dovuto creare un altro pianale, perché nella mia postazione, essendo larga 50 cm, le rotaie non riuscivano a starci, quindi ho dovuto creare un altro piano, e così riesco a farvelo vedere. Allora la mia domanda è stata: come posso esporre in una mensola il treno della Lego? La prima risposta è stata fare un circuito completamente dritto, però non essendo chiuso il circuito non è attivo, e quindi riuscirei ad esporlo, sì, ma non a farlo funzionare. E poi ho pensato: ma c'è un modo per farlo funzionare anche se non chiudo il circuito? Ci ho pensato e incredibilmente ho trovato la soluzione. Per cui d'ora in poi, per esporre e far funzionare il vostro treno, vi basterà semplicemente una mensola larga 20 cm. E in questo video vi mostrerò passo passo tutto il procedimento della trasformazione. Questo è il modello che ho preparato. Qua c'è la motrice collegata a tre vagoni. Ho fatto anche il passaggio a livello per non farci mancare niente. Ora vi faccio l'esempio di quello che vi spiegavo prima. Partiamo con il regolatore, mettiamo la media velocità. Guardate che figata! Vedete, lui gira completamente anche ad alta velocità, perché appunto tutto il circuito è chiuso. Guardate cosa succede se vado a interrompere un circuito. Guardate, avete visto, appena ho staccato la rotaia il treno si è completamente fermato. Questo è provocato dal distaccamento delle parti in metallo delle rotaie, come vedete sono nella parte superiore. Non essendo più unite, la corrente non riesce più a fare il suo giro completo, e quindi non arriva alimentazione alla nostra locomotiva. E questo è il grosso problema che ho dovuto risolvere per far sì di fare un circuito stretto e lungo che potesse stare su una mensola ma che fosse funzionante. Ma alla fine ci sono riuscito. Adesso andiamo a smontare, lo rimonteremo in linea retta, e dopo vedrete che riuscirò a farlo funzionare anche senza chiudere il circuito. Siete curiosi? 3, 2, 1, via! Ta-da! Smontaggio completato. E ora non ci rimane che rimontare tutto il circuito in linea retta. Prima però vi ricordo che nella descrizione di questo video vi ho lasciato il canale Telegram Offerte e Sconti Lego, dove pubblichiamo ogni giorno, 7 giorni su 7, H24, le migliori offerte dei set della Lego. Per cui se anche voi siete appassionati come me di questi bellissimi mattoncini, andate in descrizione, entrate nel canale Telegram, è gratuito, vi basterà scaricare l'applicazione Telegram, e così anche voi ogni giorno sarete avvisati sulle migliori offerte Lego. E come ciliegina finale, e poi partiamo con la costruzione, alla fine di questo video, per cui guardatelo fino in fondo, vi ho lasciato il mio Lego originale, ossia una pista sci Lego motorizzata e funzionante. Sì, avete capito bene, ho creato una pista Lego larga 70 e alta 30 cm, al cui interno le minifigure Lego vestite da sciatori riescono a sciare, a salire e a scendere in maniera autonoma. Ci ho impiegato 3 settimane a progettarlo, idearlo e a costruirlo, ma alla fine è venuto uno spettacolo. Se siete curiosi di vederlo, tranquilli, perché ve l'ho lasciato come video consigliato alla fine di questo video. E ora, tornando noi, riprendiamo con la costruzione. 3, 2, 1, via! Ho acceso l'alimentatore, come si vede dal LED, ho attaccato i connettori alle rotaie, ma guardate, anche se provo a farlo partire, come vi dicevo prima, ho messo al massimo, il treno non parte perché appunto il circuito è scollegato. Per risolvere il problema ho cominciato a pensare da elettricista invece che da appassionato Lego, e quindi ho pensato: l'unico modo per farlo funzionare è rendere continuo il circuito. Quindi su Amazon ho comprato del filo elettrico e un nastro adesivo isolante, quindi ora andrò a tagliare 2 fili della lunghezza delle rotaie e andrò a collegare da un'estremità all'altra, li isolerò con del nastro isolante, e se tutto va secondo il piano questa volta dovrebbe partire. Mamma mia, ho l'adrenalina. Siete pronti? Adesso vado a tagliare il filo e poi lo andiamo a collegare.
misuriamo la lunghezza delle rotaie, è circa 150 cm, però lasciate ovviamente circa 15 cm di più per fare il collegamento. Le mie sono lunghe 150, per cui lo taglierò a 160 cm. Siamo arrivati in uno dei momenti più delicati. Adesso bisogna collegare questo filo alla parte di metallo della rotaia. Per fare ciò bisogna tirar via la guaina del cavo elettrico circa gli ultimi 2 cm e dopo l'andremo a isolare col nostro nastro isolante. Partiamo subito, vi faccio vedere in diretta. Prendete le forbici, dopodiché andate a circa 3 cm dal bordo. Non dovete tagliare il filo perché se premete troppo questo pezzo verrà completamente reciso, ma dovete dare una piccola pressione e roteare il filo in maniera tale che tagli sulla guaina ma non i fili di rami presenti all'interno. Ok, ci siamo quasi. Una volta che avrete reciso la parte esterna, vi basterà tirare il cavo finché si scoprirà tutta la parte in rame. Tirate bene perché è molto duro, eccola qua. E questa sarà la parte che andremo a collegare nella parte in metallo. Ora non ci rimane che ripetere il procedimento altre 3 volte. Ora che li abbiamo tagliati tutti, andiamo a collegare. Ho già preparato del nastro adesivo, mi raccomando avvicinate bene la parte in rame alla parte in metallo e dopo l'andrete a fissare e a isolare con il nastro adesivo. Adesso ovviamente con la telecamera faccio fatica a farle tutte in diretta, ma ci proviamo. Ok, diciamo che il primo l'abbiamo fatto, lo faccio altri 2 giri. Mi raccomando stringete bene così il filo siete sicuri che faccia contatto con la rotaia. Ripetiamo la stessa cosa con l'altro filo. Ho fatto passare i cavi elettrici sotto le basi Lego per questioni estetiche, così non sono assolutamente in vista, e infine spunteranno dall'altra parte e adesso come ultima parte vi basterà collegare le 2 estremità all'altra rotaia. Mi raccomando però non vi sbagliate perché il cavo elettrico della rotaia parte destra deve essere collegato con l'altra rotaia parte destra e viceversa col sinistro, non vanno assolutamente mai incrociati. Ed ecco fatto, terminato il collegamento e l'isolamento anche nell'altra estremità. Prima di partire però dobbiamo caricare il treno, andiamo col nostro muletto a caricare il trattore, eccolo qua, andiamo a scaricarlo sul vagone, ecco fatto, chiudiamo le porte perché altrimenti non vogliamo perdere il carico durante il viaggio. E ora che abbiamo caricato il vagone siamo pronti a vedere se il mio piano ha funzionato. Siete pronti? 3, 2, 1, via! Guardate che figata, sta andando avanti, vediamo se va anche indietro. Mamma mia che spettacolo, guardate che figata. Ho risolto finalmente il problema di spazi dei trenini della Lego. Adesso, grazie a questo metodo, lo potrete montare anche in una mensola larga 20 cm. Vi basterà collegare i cavi e riuscirete non solo ad esporlo, ma anche a farlo funzionare. Vi ringrazio di aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Purtroppo sono un canale appena nato e nel 2022 si fa veramente fatica a crescere su YouTube e l'unico modo per farlo è grazie a voi, grazie ai vostri like, alle condivisioni dei miei video e alle iscrizioni. E vi ricordo che nella schermata finale vi ho lasciato il mio video consigliato della super pista Lego motorizzata, guardatelo perché merita. E noi ci vediamo alla prossima, ciao!